Ada Lovelace, che con la matematica ha cambiato il mondo, di Arianna Marchente. Qualche tempo fa mi è capitato di entrare in un grande negozio di giocattoli e di assistere a una scena abbastanza significativa. Davanti a me camminava una coppia giovane, un ragazzo e una ragazza di al massimo 30 anni, che stava cercando un regalo adatto, cito testualmente, a una bambina. A un certo punto lei afferra dallo scaffale un gioco che io vorrei tantissimo che qualcuno mi regalasse ora, in questo preciso istante, ovvero un kit per costruire il tuo primo computer. E dice a lui: prendiamole questo. Lui la guarda allibito e le risponde: ma è una bambina, non possiamo prenderle qualcosa che sia più nelle sue corde? Eh certo, perché com'era quella vecchia storia? Ah sì, che le bambine ci sanno fare con le bambole e le parole, mentre i bambini con i computer e le scienze dure. È un vecchio luogo comune, ne abbiamo già parlato diverse volte, spiegando, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché è nocivo, quali sono le sue origini e perché è falso. Ogni tanto però il miglior modo per confutare un pregiudizio è offrire esempi pratici, raccontare vite di persone che lo contraddicono. Ecco perché quel giorno, in mezzo a tutti quei giochi, avrei voluto dire a quel ragazzo: la prima persona che ha programmato un computer è stata una donna nell'Ottocento, si chiamava Ada Lovelace e a 8 anni si divertiva a osservare le abitudini della sua gatta per ricondurle a uno schema numerico. Augusta Ada Byron, questo è il suo vero nome, nasce a Londra il 10 dicembre 1815, da due genitori che già da soli basterebbero a ribaltare il luogo comune da cui siamo partiti. Il padre di Ada è infatti Lord Byron, famoso poeta romantico inglese, mentre la madre, Anne Isabella Milbank, conosciuta anche come Lady Byron, è una donna atipica per i tempi, educata alla scienza e alla matematica, disciplina per cui aveva uno spiccato talento. La storia fra Lord e Lady Byron era al centro dei pettegolezzi della nobiltà londinese di inizio Ottocento. Tutti erano a conoscenza della vita dissoluta di Lord Byron e delle sue tendenze autodistruttive, e nessuno si aspettava che alla fine quella lunga relazione si sarebbe conclusa con un matrimonio. E invece le cose andarono diversamente. George Gordon Byron e Anne Isabella Milbank si sposano nel 1815. Poco dopo nasce la loro unica figlia, Augusta Ada, chiamata da tutti Ada. Ma quando la bambina ha soltanto un mese, Lady Byron la prende con sé e si allontana dalla casa del marito per non farci mai più ritorno. Non è chiara la causa, forse un tradimento scoperto, ma il dato di fatto è che i due si separano e Ada non rivedrà mai più suo padre. Come la madre, Ada viene educata alle scienze e, sempre come la madre, dimostra subito di avere uno spiccato talento per la matematica, per le sue applicazioni pratiche e, in un certo senso, fantasiose. Ha una salute molto cagionevole, soffre di una forte cefalea che spesso le crea problemi di vista e nel 1829 il morbillo la costringe a letto per un anno. La matematica diventa la sua via di fuga dalla realtà. Si diverte a osservare le abitudini della sua gatta e a ricondurle a schemi numerici, progetta una macchina per volare e osserva il moto di Giove nel cielo. Quando ha 17 anni e la sua salute è migliorata, inizia a prendere lezioni di scienze da Mary Somerville, celebre matematica britannica che redigeva testi universitari e traduceva in inglese importanti opere scientifiche. Somerville riesce a notare l'incredibile sensibilità della mente di Ada e le insegna così una matematica non chiusa in se stessa, ma in grado di comunicare anche con le altre discipline, soprattutto con la filosofia e la poesia. È proprio grazie a questa educazione interdisciplinare che Ada si pone grandi domande e cerca di sviluppare metodi o vie per trovare risposte. Diventa cioè una vera e propria scienziata, o come preferiva definirsi lei, un'analista e metafisica. Se pensate che per Ada sia stato tutto semplice, vi state sbagliando. Il mondo della borghesia inglese dell'Ottocento era perfido e una donna che si dedicava alla ricerca scientifica, quindi a un mestiere considerato da uomo, veniva mal vista. Non solo, ma i risultati del suo lavoro venivano spesso tenuti in scarsissima considerazione, perché si dava per scontato che una donna non potesse essere abbastanza intelligente da trovare soluzioni ai problemi del mondo. Per fortuna, però,
Ida ebbe due grandi sostenitori incondizionati, sua madre e suo marito, William King Noel, conte di Lovelace, con il quale si sposa nel 1835 e dal quale avrà tre figli. 2 anni prima di sposarsi, però, la carriera scientifica di Ida subisce una vera e propria svolta. Siamo nel 1833 e Mary Somerville la invita a un ricevimento dove conosce diversi personaggi di spicco e in particolare un uomo che le cambierà la vita, Charles Babbage, inventore della macchina differenziale, cioè di quello che viene considerato l'antenato del computer. Babbage rimane subito colpito dall'incredibile intelligenza di quella ragazza, un'incantatrice di numeri, dirà, solo 17enne, e decide di proporle una collaborazione. Laddove la macchina differenziale era in grado di calcolare in modo automatico somme e sottrazioni, Ada e Babbage lavorano alacremente a una nuova macchina, cioè quella analitica, in grado non solo di sommare e sottrarre, ma anche di moltiplicare e dividere. È Ada, però, a cogliere fino in fondo le potenzialità di questa macchina, che secondo lei non sono restringibili a quelle del calcolo, ma si estenderanno ben oltre, facendola diventare una delle più grandi scoperte scientifiche di tutti i tempi. Ada ha in mente, cioè, non un semplice ed efficiente calcolatore, ma un vero e proprio computatore, in grado di conservare informazioni e di produrle. È una prima forma embrionale di intelligenza artificiale. Dalle sue parole possiamo affermare in maniera del tutto appropriata che la macchina analitica del signor Babbage tesse motivi algebrici, proprio come il telaio Jacquard tesse fiori e foglie. Nel 1842 Babbage viene invitato all'Università di Torino a presentare la sua macchina analitica durante un convegno. Luigi Federico Menabrea, ingegnere e futuro politico e diplomatico italiano, ascolterà la presentazione e la recensirà in un approfondito articolo accademico. Tornato a Londra, Babbage chiede ad Ada di tradurre in inglese l'articolo e lei si mette al lavoro. Ma ad Ada non basta riscrivere le cose degli altri. In ogni cosa che fa lei ci vuole mettere del suo. Così, al lavoro di traduzione, aggiunge anche un lavoro di scrittura, di appunti e di note, nelle quali prevede, nero su bianco, le incredibili potenzialità del computer del futuro e inserisce un algoritmo per il calcolo dei numeri di Bernoulli. Questo algoritmo è considerato oggi la prima forma di programmazione informatica al mondo, cui più avanti si sarebbe ispirato Alan Turing per la progettazione del primo computer moderno. Insomma, se io sto scrivendo questo articolo e voi lo state leggendo, è fondamentalmente grazie ad Ada. Ma Ada non è stata solo questo. Amava i numeri, la razionalità, la materialità del mondo scientifico la rassicurava, perché in fondo il suo era un animo inquieto. Le domande metafisiche che si poneva, che erano il motore delle sue ricerche, continuavano a essere più grandi delle risposte verso cui la scienza la guidava. Quando a soli 36 anni si ammala di cancro all'utero, la scienza non le basta più. Ha bisogno di credere in qualcosa di più grande, che dia ragione del mondo e di tutta quella sofferenza. Così abbandona la scienza e si dedica alla religione. Anche in questa situazione è la madre a prendersi cura di lei, mentre il marito la lascia a causa di una confidenza che lei gli aveva fatto e che nessuno scoprirà mai. A pochi giorni dalla morte, nel 1852, chiede di essere seppellita di fianco a Lord Byron, quel padre che non aveva mai conosciuto e a cui, nonostante tutto, era intrinsecamente legata. Ci vorrà un secolo prima che il suo lavoro scientifico venga a tutti gli effetti riconosciuto, in quanto esistente e in quanto rivoluzionario. Oggi, però, Ada è il simbolo di tutte le donne che non solo con la scienza ci sanno fare grandi cose, ma ci possono anche cambiare il mondo.